Ciao bimbi, ben ritrovati a tutti. Oggi ho scelto per voi il mio amico drago. Pronti? Mattia desiderava immensamente un cucciolo che gli facesse compagnia. Lo aveva chiesto alla mamma tantissime volte. I gatti perdono il pelo e i cani vanno portati fuori più volte al giorno, si lamentava lei. Così Mattia si era rassegnato a stare da solo. Il giorno del suo compleanno il postino consegnò un grosso pacco. L'aveva spedito nonna Mina, che era una tipa originale sempre in viaggio. Dentro il pacco non c'era una macchinina telecomandata e neppure un trenino elettrico, ma un grosso uovo che cric! Si schiuse appena Mattia lo prese fra le mani. Dall'uovo uscì un piccolo drago. Il cucciolo era verde, aveva la coda e due ali, sorrise a Mattia e per la felicità spalancò le fauci, soffiando fuori una fiammata. Il pacco in cui aveva viaggiato prese fuoco e il papà dovette spegnerlo. Non perde il pelo e può volare via da solo, osservò Mattia. La mamma e il papà non trovarono nulla da ridire. Il drago aveva un buon carattere, era molto pulito, obbediva sempre, si lavava le zampe prima di mangiare e andava a dormire all'ora che diceva la mamma, accucciandosi accanto al lettino, dopo aver letto una storia della buonanotte. Accompagnavano i giorni a Mattia a scuola e lo aspettava all'uscita. I compagni di classe di Mattia però non erano abituati a vedere un animale così particolare e quando il drago e Mattia passavano per strada si spostavano spaventati. È pericoloso, sputa fuoco e va in giro senza guinzaglio, disse un giorno il preside della scuola. Il severissimo signor Regolo e i genitori degli altri bambini gli diedero ragione. Gli amici non invitavano più Mattia a casa loro a fare la merenda né a giocare a pallone e quando arrivò il momento di organizzare il grande picnic di fine anno, nessuno voleva il draghetto. Spaventerebbe tutti. Con la sua coda e le fiamme che gli escono dal naso, dicevano le mamme e i papà, scuotendo la testa. Così, alla festa nel giardino della scuola, furono invitati tutti i bambini, con i loro cani e i loro gatti, criceti e pesci rossi, tutti tranne Mattia. Il draghetto era molto dispiaciuto e decise di intervenire. Fece sedere Mattia fra le sue ali e volò fino al giardino della scuola. Bambini, insegnanti e genitori lo videro nel cielo e sbiancarono dalla paura. Il preside Regolo fece un passo avanti e provò a dire qualcosa, ma dalla sua bocca non uscì neppure una parola. Il drago si diresse verso la griglia dove stavano cuocendo le salsicce e sputò una grossa fiammata, arrostendole alla perfezione. Poi ne offrì una al preside che non osò rifiutare. Delizioso, dovette ammettere Regolo, che era un gran goloso. Il drago sbatté le ali per la felicità e per tutta la giornata si occupò della merenda, conquistandosi la simpatia dei bambini, degli adulti, dei cani e dei gatti. Nessuno aveva più paura da quel giorno. Mattia fu orgoglioso di avere l'animale domestico più originale di tutti. Ci salutiamo, bimbi. Mano destra sulla spalla sinistra, mano sinistra sulla spalla destra. Un bel abbraccio. Ciao a tutti.